No, io grazie a cielo spero, ecco, dottor. Sì. Non è che mi voglio spogliare, voglio solo farmi accendere le pile dietro, se no non vado avanti. Scusi, dove è che lei è allo studio, ecco? Guardi, oh, ecco fatto. No, anche lei deve essere visitato? Da lei guardi, anche subito. Chiederei di lasciarmi stare anche perché ho dei pazienti in coda. Devo prendere l'appuntamento anch'io allora. Sì, vada. Sono stanchissima, sto per staccare. Sì. Però mi hanno detto che c'è ancora un paziente. Avanti il prossimo! Aspetta. Avanti il prossimo! Aspetta. Come? Per paccurimi, no? Gli è così fitto il vole, se è così fitto il vole che... Si faccia aiutare dall'infermiera se c'è, prego, avanti. Io prendo dall'infermiera che così, quella da manca a lì è not feel, you not feel. Ah, da manca a l'infermiera così. Vada, anche lei è un anziano, anche lei. E tra dosi. Vada piano, non c'è fretta, guardi. Bottinelli, non è mas, botte per il vole, non è che... Aspetta che se ci mando più vero mi ancarete del supermercato. Allora stia qua e mi dica nome, per favore, grazie. Ma non mi conosce più. Aspetti, mi faccio vedere. Mi guardi. Beh, insomma, ne passano talmente tanti che adesso ricordarmi. Sei Pinin. C'ho la faccia sana. Beh, insomma. Allora, come va? Come va? No, dico, io devo ringraziare la dottoressa Barcalai, ha aperto degli orizzonti. Sì? Lei mi ha mandato a fare l'analisi del sangue? Sì. Ecco, io le ho fatte. Bravo. Molto bene, ho fatto l'analisi del sangue e ho perso la verginità, sai? Come mai, scusi? Aspetta che sposto questo, lo metto lì così. Gli analisi del sangue hanno trovato dentro oltre i tripici i gemini, sì. Hanno trovato la VES alta, sì. E controllando la VES alta, mi hanno detto lei c'ha la prostata che è ingrossata. Beh, alla sua età. Ma io non lo sapevo che ce l'avevo grossa. E perché il dottore, il suo collega, mi ha detto si metta così. Ecco, adesso faccia attenzione, ecco. Ha delle mani che sembra un pianista. Beh, era un dottore. Ho controllato la VES, ho perso la verginità. Sono stato 15 giorni con il sedere a mollo, capito? Ma adesso come si sente? Mi ha detto, lei c'ha la prostata un po' grossa, adesso la tagliamo, la facciamo diventare più fine, la mettiamo di nuovo dentro e lei starà meglio. E lei si sente meglio? Sono ritornato dopo 15 giorni, mi hanno visitato, mi hanno detto è più piccola. Bene. C'è un rumore di cassa. Di là stanno operando. Stanno operando, sì, di là. Sì, sì. Fortunati loro. E comunque mi hanno infilato lì la cosa, mi hanno detto è a posto, vado a casa, si faccia vedere dopo 15 giorni, io dopo 15 giorni arrivo, mi dicono come prostata è a posto. Però oggi abbiamo riscontrato che c'è una punta di ernia. Oh, una punta di ernia. Per gli sforzi che ho fatto in campagna. Ah. Mi ha detto ma non c'è nessun problema, lo tagliamo, li mettiamo un pezzo sopra di plastica. La chiudiamo lì e lì
è lì. E lì si è fermato. Ma adesso cosa deve ancora fare? Come si sente? Sono andato per farmi togliere i punti. Ah, ecco, punti, giusto. Un'altra sua collega mi ha fatto degli anzi, mi ha detto, secondo noi, stando dalle carte, lei c'ha un'insufficienza renale. Può essere, può essere. Lei non la ha, no, lei sta bene? Io sto bene, ma lei come sta adesso? Ma non ho detto, senta, per controllare questi reni lei deve fare, deve portare ad Alba, perché a Alba c'è un centro specializzato, deve portare le urine di 24 ore, di 24 ore. Certo. Un canista. Certo. Le hanno analizzate? Meno male che non ho avuto incidenti in macchina mentre che andavo ad Alba, altrimenti mi toglievano 10 punti perché con l'urina allagavo tutto Alba. Tre canister di urina li hanno controllati, mi hanno detto, santa, se vuole curare questi reni lei non deve più prendere il caffè, mangiare il salame, mangiare le lacciughe al verde, bere il vino, mangiare la pasta con il sugo di che cazzo mangia. Mi hanno detto, non c'è problema, lei va in farmacia ci sono dei prodotti specializzati senza glicemini dentro, sì, insomma, senza glicipici, senza glicipici, senza glicipicicemini dentro, che è successo anche a voi. Lei mangia il pane, lo compra anche in farmacia, sembrava polisterolo. Senza glutine. Senza glutine. Senza glutine, abbia pazienza. Io mangio senza glutine oggi, mangia senza glutine domani. Io sto in uno stupo. Io sto in una nota. Un tappo. Un tappo, sì. Lei, dottoressa? Sì. Lei mangia? Beh, sì, certo. Quando mangia? Sì. Il mangiare va giù. Certo. Gira così. Tu sì. Può essere di dietro. Beh, certo. Anche lei? Certo. Lei è andato di corpo? Allora? Si è stupato. E allora è a posto? Adesso che si è stupato? Ma cosa sono a posto? Ma adesso che si è stupato? Posto che mio nonno mi dice, se mangia mangia, se non mangi non caghi, se non caghi muori. Io non vado dal corpo, allora sono andato di nuovo da uno specialista e ho detto, non vado dal corpo, c'è uno stupone qua che non va di dietro, mi ha detto non c'è nessun problema, mi ha prescritto un sciroppo, sì? Che mangio e prendo subito il sciroppo, scioglie il bicipice e vado dal corpo. Ma adesso è andato? E come si sente? Mi opero del muroide domani. Almeno risolverà qualcosa. Mi scusi signor, sì. Dottoressa. Sì. Mi scusi. Sì, no, mi dica. Io la ringrazio che lei mi ha fatto le analisi, perché se non ci fosse stato delle analisi io non sapevo che avevo tutte queste cose, no? Certo. Però se lei mi fa un favore personale, se gli fa anche magari le analisi del sangue a suo marito, così va a prendersi nel culo anche lui. Vabbè, è andata così,
Senti Piero, tu vai, ci vai dal dottore, ti fai fare no, l'analisi? Io... No, che allora mi scusi. Scusi dottoressa, io ho notato una cosa. Io Piero Montanari lo conosco quando ero bambino. Volevo anche dirle una cosa di Piero Montanaro, anche se sono fuori tema, chiedo scusa. Sì. Signor Piero Montanaro, si opera del muraglio domani insieme a me. Per servizio il fatto che quando una volta cantava perdere l'amore, quando si fa sera con gli sforzi sortì il muraglio, no? Però io ho notato una cosa. Che il pubblico, quando tu hai detto che ti farai operare di emorroidi, ti ha applaudito, ecco, quindi molto probabilmente partecipe, ecco. Partecipe, certo. È vero? Certo. Allora, Piero. Sai che stai bene, ti dona, eh. Grazie. Senti, in quale ASL sei tu? È di tutte le piazze del Piemonte. Aia, detto così. Adesso li visito tutti, eh. Ah, che bello, mi metto, dove mi metto? Piero, che cosa succede adesso? Io so che c'è adesso, un momento tuo, adesso no? Sì, vabbè, canto un'altra canzone mia. Questa volta spero che magari qualcuno di loro la canti con me, perché la canzone è molto popolare dalle mie parti. Non so se anche qui gli amici, nonostante... Spogli? No, beh, certo. Voglio dire, nonostante... Noi dalle nostre porte dimmi la frescura. Ecco, cominciate a sentire la frescura? Allora, guarda che qui bisogna fare in fretta, alle 11:30, qui sono tutti per misà.